Buongiorno, mettiamo l'auricolare. Ok, oggi ho un pezzo di tavolo più piccolo perché sto ospitando ancora la Big Shot qua, che magari mi serve anche stamattina. Ho rimasugli del lavoro di ieri, ho il mio caffè, adesso intanto che arrivate mi prendo il caffè, in secondo. Voilà. Buongiorno, eccoci qui. Prendiamo il caffè e poi vediamo cosa fare. No, ce l'ho qua davanti il caffè. Se mi avvicini solo la pattumiera lì, che è il cestinetto. Buongiorno, andiamo di caffè. Oggi fatica immensa a tirarmi fuori dalle coperte. Lascialo qua. Voilà. Ok, fa freddissimo. Voilà, d'altro canto è il 2 dicembre. Allora, lascia tutto lì. Mia madre si sta facendo prendere dal raptus del... Oh, ok, non so come, ho bloccato il telefono in qualche modo, vabbè, eccomi qua. Allora, ci sono un sacco di cose di Natale che vorrei provare, non so scegliere, quindi le ho prese tutte. Adesso vediamo come gestirci la questione, perché... Opla! Del telefono sto facendo un po'... stai traslocando, mamma mia. Voilà. Oggi ho una visuale un po' decentrata perché ho qua la Big Shot qua di lato, perché magari ci serve per le cose che ho scelto, potrebbe servirmi, quindi insomma. Allora, qui fa freddissimo. Giornata tranquilla. Voilà. Beviamo il caffè. Aspetti la neve, addirittura la neve. No, qua secondo me fa troppo freddo per la neve. Mi sono fatta un po' quell'idea. Vediamo. Beviamo il caffè da Levico. Oh, che meraviglia! Tu, Patrizia, sei ai mercatini di Natale, vero? Oh, che belli! Fate un sacco di foto che vi servono per il December Daily. Specie a chi l'ha fatto qua. La finestrella, questa qui, la finestrella con le bustelle. Vabbè, speriamo che il secondo caffè faccia effetto. Si chiama Collage Cover Up ed è la MFT 1257. L'ho presa perché vorrei usarla con i pupazzi di neve di Mama Elephant. Adesso vediamo. Perché stamattina nella foga del voglio provare, voglio provare, voglio provare, ho arraffato tante 2000 cose. Voilà. Allora, ho preso questa pensata da usare, ma non li ho presi i pupazzi. O forse avevo pensato alla fine di usarlo con questo. No, devo prendere i pupazzi di neve. Aspettate che li prendo. Perché non avevo ancora abbastanza cose sul tavolo. Pupazzi di neve di Mama Elephant. Voilà. Poi, volevo provare questa serie di timbri qui della Spellbinders che, se non ho capito male, in realtà hanno già le ombre nel momento in cui noi ci andiamo a colorare sopra, dovrebbe venire già sfumato. Quindi è per gente come me che non sa colorare. Poi c'è questo sfondo bellissimo che pensavo dietro al pupazzo di neve. E poi ci sono loro, questi. Era un sacco che volevo usarli e sono facilissimi, coloriamo tutti di nero, cioè ci va niente a colorarli. Vediamo, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, io ho qui un pezzo di carta acquarello. Voilà, su cui adesso timbro un po' di pupazzi di neve e i miei pinguinotti, le cose che vorrei colorare. Poi partiamo da lì. Voilà. Vediamo. Allora, partiamo dai pinguini e poi sperimentiamo. Stamattina facciamo le prove. Andate a vedere il Grinch. Oh, bello. Io oggi credo che mi riposerò, sto ancora cercando di recuperare la stanchezza del Black Friday. Voilà, lo mettiamo qui. Poi la ghirlandina direi che sì. Mettiamoci anche il pacchetto regalo, poi decidiamo se usarlo. E facciamo una prima timbrata con questi. E poi andiamo a prendere voilà, i pupazzi di neve. Allora, prendiamo il VersaFine. Madosca, che botta, ho dato al telefono, prima o poi mi cade tutto. Allora, prendiamo il VersaFine che dovrebbe essere da queste parti. Allora, eccolo qui. Voilà.
Allora, timbriamo. Ciao, oggi pasticcio in generale, non lo so, ho tirato fuori 82 cose, vediamo che cosa ne tiriamo fuori. L'idea sarebbe di farne 3, boh, 4, vediamo. Ho bisogno di un timbro, aspettate, ho bisogno con le manopole di lana. Allora, c'era un timbro florilege, se non sbaglio. Qualcosa in legno ricordo con i guantini di lana, però al momento non mi vediamo se sei qui dietro. No, secondo me è un timbro dello scorso anno e non credo di averlo adesso, sai. Poi magari qualcosa c'è in qualche set e non mi viene in mente, potrebbe anche tranquillamente essere. Sai cosa mi manca ancora? Le salviette che non so dove sono. Sì. Ok, questi sono così. Aspettate che sono tutta storta col telefono. Perché ho la Big Shot qua che mi porta via un sacco di spazio. Voilà. Così. Poi, questi qui adesso inizio già a rimetterli sulla sua plastichina. Qua. Voilà. Ok, puliamo. Così li metto via tranquille. Dopo li coloriamo, tanto sono veramente così semplici da colorare che. Ok, e mettiamo via. Buongiorno. Voilà. Pacchettino, questi pinguini qua non vedevo l'ora di usarli. Ah, ecco cosa ho dimenticato, no? Ci serve anche questa. Sì, su cui ballano. Ho scelto cose semplici da colorare, tutte piene. Comunque, domenica mattina. Voilà, ok, vabbè, rifacciamo un'altra passata. Questi sono della Everyell. Voilà, ok, mettiamo via questo e adesso tiriamo fuori i pupazzi di neve di Mama Elephant e poi decidiamo come comporli. Stamattina me la prendo con calma. Qui ci sono le sue fustelline. Allora, giriamo questo così. Voilà. E prendiamone un po'. Allora, questi qui li avevo pensati con la finestrella. Qui sono 3, 6, 7, 8, 9. Boh, non so se le riempirò tutte le finestrelle, però questi sono veramente così semplici da colorare che penso di potercela fare. Allora, tipo questo qui con la ghirlandina. Questo con la maga, assolutamente mio. Questo col cappello. Questo col cuoricino. Questo col candy cane. Si fa in fretta ad arrivare a 9. Voilà. No, questo con le corna. Però vedrete, io li coloro in un attimo. Poi chi li colora bene li colora diversamente. Però io li coloro in un attimo. Diciamo questo. Sono 10. Direi che Clelia mi sembra già piuttosto sfidante come, voilà, come obiettivo. Allora, prendiamo il VersaFine. Ok, voi siete già a posto con i regali di Natale? Io sono indietrissimo. Ne farò pochi quest'anno. Adesso devo ancora progettare quelli del negozio, ma mi sono detta che ci penso in settimana. Oggi sono veramente in fase, voilà, in fase divanamento. Ok. Bene, farei un'altra inchiostrata così. Hanno un tratto finissimo questi qui. Ah beh, dovrei prendermi la fustella però di questi. Ecco cosa non ho pensato, che forse non ho la fustella degli omini di neve. Chi lo sa? Voilà, questi intanto sono a posto. Possiamo così. E rimettiamoli un secondo a posto perché. Fase di vanamento, sì, assolutamente. Oggi pomeriggio. Divanamento, Netflix, queste cose impegnative. Tu dove sei? Qua. Tu sei qui. Tu sei qui. Tu con la sciarpina e il candy cane sei qui. Tu hai l'uccellino qui, la ghirlandina. La mug e questo. Ok. Poi, prima di mettere via questa, mi prenderei un altro pezzetto di carta acquerello. Aspettate.
prendiamoci anche la costella degli Snowman, perché no, buonanotte. Allora, mi taglio un altro pezzo di carta acquerellata perché voglio timbrarmi il Babbo Natale. Streaming a gogo, mi ci piace molto. Sono un po' orfana di serie, di quelle che ti tengono attaccata lì, nel senso che boh, non so cosa guardare. Eh no, certo, il divanamento è impegnativo, mi rendo conto. Allora, tagliamo una striscia da 10 e la lascio un po' più lunga, in realtà perché vorrei fare una card alta. Vediamo, la lascio, diciamo, lasciamola 20. Bah, lasciamola 20. Adesso timbro il mio pupazzo di neve e vediamo. Allora, tac. Così, così. Allora, prendiamo lui e vediamo. Se non ho capito male la logica, questo qui sarà quello che si colora in 8,2 secondi. Vediamo. Vediamo. Ah, guardate che culo, giusto, giusto, giusto. Allora, lo mettiamo però in alto, quindi giriamolo così, oppure così, che mi dà più l'idea di dove lo sto mettendo. O forse meglio in basso. Allora, farei in basso perché sopra ho un'altra idea su cosa usare. Facciamo in basso. Ok. Tac. Lo timbriamo in nero. Quindi giriamo questo. Una cinquantina di serie, wow, mi batti, cioè pensavo di difendermi già bene, invece cosa guardi di bello? Io sono orfana di serie, di quelle da guardare uno di seguito all'altro, e quindi non so bene su cosa orientarmi. Ho finito Suits e non so, cioè, non so più che fare della mia vita. Il Trono di Spade ancora non inizia, non so, sto guardando Grey's Anatomy, però... Voilà, aspettate che... Ok, ritimbriamo, perché sicuramente non è questo l'effetto che deve esserci, credo almeno. O forse sì, forse sì? Fatemi fare una prova subito su questo. Allora, prendiamo il pennello, che è qua. E prendiamo per esempio, qui copio spudoratamente dall'immagine che c'è qui, la sciarpa, per esempio la sciarpa con quello che è il male. Però qui è richiesto. Allora, mettiamo il colore. Proviamo. Proviamo a scioglierlo e vedere. Art of Dixie l'ho visto fino a un certo punto, quando poi secondo me è diventato veramente boh, un po' incomprensibile. Allora, forse alla fine questo timbro qua è più difficile da usare degli altri. Allora. O forse è pensato per essere... Mi sta venendo il dubbio che sia pensato per essere usato in maniera completamente diversa e quindi in realtà si debba colorare sulla gomma? Potrebbe essere? Oh mamma, pensavo che fosse più semplice. Allora, l'effetto è molto bello perché in realtà fa le ombre da sole. È un po' più trigoso gestire il colore, secondo me. Poi magari chiediamo a chi se ne intende veramente. Adesso metto un po' di colore lì e lo prendo così. Voilà. Vabbè, sono andata fuori. Poco male, lo ritaglio. Voilà. Allora, mi sta venendo il dubbio che forse sia da colorare sul timbro. Fatemi fare una prova, perché così uno con gli zombie da un virus a me piaceva, ma non so il titolo. Ma non è The Walking Dead.
C'è Samantha che è appassionatissima di The Walking Dead, ma io quelli non riesco tanto a guardarli, sinceramente. Voilà. Allora, facciamo una cosa. Facciamo il contrario. Adesso pulisco il timbro e provo a mettere i colori lì sopra. Perché mi sta venendo il dubbio che in realtà sia pensato per essere fatto così. Voilà. Gli zombie. No, gli zombie non sono tanto il mio. Tac. Proviamo. In questo modo non si può neanche sbavare. Avrei potuto guardarmelo un tutorial prima, vero? Sì. Ovviamente, non l'ho fatto. Chissà. Tac, facciamo una prova. Qui sarebbe bello farlo con gli inchi di Tommaso, non ci ho pensato. Perché hanno una resa diversa, sono molto più liquidi, dà questo effetto molto più acquerelloso. Magari ci proviamo. Adesso fatemi fare una prova così e vediamo dove ci porta. Ecco, vabbè, abbiamo timbrato fuori. Sì, però l'idea è questa. Vabbè, se poi avessi posizionato la carta in maniera più furba, sì, l'idea è questa qui, quindi che si colori sul timbro, guardate come viene bello. E non sei, ma certo, assolutamente. Adesso che ce l'ho qui, a questo punto però faccio una prova. Lo spruzzino, me lo avvicini da lì, provo a metterci un po' d'acqua, è in quel cassettino lì. Sì, l'idea è questa, si colora lì sopra, voilà. Fatemi vedere, nel momento io... Qui, qua lo spruzzo di colore, che cosa viene fuori? Che è molto più bello. Allora, facciamolo asciugare un secondo, poi decido come colorarlo. Voilà, però mi pare chiaro che sia da fare in questo modo. Il maligno sottomentite spoglie. Sì, credevo che fosse più semplice, però guardate, è molto bello. Adesso lo lascio decantare un secondo perché è tutto in grigio così. No, però così sì, questa è l'idea. Allora, lasciamolo un secondo che si asciughi bene la gomma, intanto mi coloro gli altri bamboccetti e poi facciamo anche lui. Allora, prima di fare la qualunque altro, andiamo qua. Ragione il maligno sottomentite spoglie, mi piace. Allora, prendiamo il nero per i pinguini. Mi sono persa il nero, veramente. Eccolo qua. Voilà, coloriamo coi tombo. Allora, i pinguini io li coloro pieni, punto. Cioè, tanto il nero è il male, come il rosso. Tac. Tanto io voglio solo che siano lì come personaggini sulla mia card, quindi non mi interessa che siano dei capolavori di acquarellatura. Anche perché altrimenti non li avrei aperti. Perché io non sono capace. Allora, voilà. Ok. Una. Ah, tutto fuori fuoco. Allora, facciamo così. Oh, no. Ma no. Allora. Non si può allargare, va bene, vediamo se riesco così. Perché ho visto che era fuori fuoco. Il mio look da domenica mattina, magari no, è in diretta, così, giusto per dire. Allora, coloriamo qui. Tac. Proprio come colorano i bambini alle elementari. Forse colorano meglio, I don't know. Tac. Ok. Voilà. E poi facciamo anche lui. Poi andiamo a fare anche tutte le parti nere che ci sono nei Babbi Natale, tipo i cappelli e queste cose qua. Così quello è fatto.
Mi sono posto un obiettivo sfidante oggi con tutte le cose che ho preso. Però volevo fare un paio di card. Voilà. Ok, vediamo cosa c'è da fare di nero di qua. C'è sicuramente questo cappellino qui. Tac, questo qui. Ok, lui. Poi possiamo fare questo. Questo qui. Voilà. Basta. Ok. In animalefici. Allora, poi per la pancia del pinguino prendiamo un grigetto. E rifo perché entrano i miei capelli. Ah, molto bene. Scusate, adesso li raccolgo. Allora, per il visino e il corpo. Ah, gli ho dimenticato di fare un braccio. Dove sei, nero? Voilà, mi è caduto tutto, non importa. Facciamo questo. Voilà. Ok, facciamo anche loro. Poi questo grigio lo sciolgo quasi tutto, quindi rimarrà poco. Voilà. Prendiamo pennellino, l'acqua, che chissà quanto ci metterò a rovesciare. Nel visino ne ho messo troppo, poi la togliamo. Voilà. Avrei dovuto scegliere un grigio più chiaro, ma adesso cerco di portarlo in giro. Giriamolo così. Devo stare attenta a non toccare il nero. Adesso prendiamo. Mamma, lo Scottex me l'hai portato via? Mamma, lo Scottex me l'hai portato via? Ok. Se me lo riavvicini, io tolgo un po' di. Ok. No, per carità, il mare, il nero nelle parti piccole, invivibile. Ho usato però un grigio troppo scuro, vabbè, ne porto via un po' con la carta. E cerco di lasciarlo un po' più così. Qui c'è sicuramente troppo grigio, cioè è troppo scuro. Voilà, ok. Poi facciamo l'ultimo, tutto sommato va bene. Prima i chiari, poi gli scuri, certo. Le persone normali. Vi stupite ancora? Io non ci penso a queste cose qui. Cioè mi viene in mente dopo, quando mi rendo conto che avrei dovuto mettere prima i chiari, poi gli scuri. Ma vabbè. Voilà. Ok, tutto sommato vanno bene. Poi vediamo un po' la sciarpi, le sciarpine le facciamo rosse.
piene, chiaramente non tocchiamo, non lo tocchiamo con l'acqua il rosso, perché the evil, il male. Voilà. Ok, poi il becco lo facciamo giallo. La Miranda probabilmente a quest'ora dorme, non mi può sgridare. Mi beo di questa cosa. Facciamo gli scarponcini, glieli facciamo arancio. Questo qui è il 933. Sì, vanno bene. Però vedete, io qua li sto colorando pieni. Tac. Ai miei pinguini, tutto sommato, sono vestiti. Voilà. Poi ho la mia ghirlandina dove posso prendermi tranquillamente un verde. E sciogliere il colore com d'habitude. Tac. Devo prendermi il pennello più grande, questa qui è la punta 0, sono meno abituata e faccio più fatica. Ma tutto sommato va bene così. E il fiocchetto, vabbè, il fiocchetto lo facciamo rosso senza toccarlo, cioè proprio tac, pieno. Voilà. Ok, anche questo fiocchetto qui lo facciamo dopo il rosso. Il pacchettino lo facciamo magari azzurro. E il fiocchetto possiamo anche farlo giallo. Voilà. A posto, poi facciamo l'iceberg, prendiamo un azzurrino chiaro, questo è il 491. Facciamo così. Voilà, questo ce lo sbrogliamo in poco. Solo da dare un pochino di contorno, non mi serve che sia, però non si lascia bianco, mi insegnano, e quindi diamo l'idea di un pochino di colore. Voilà, così. Voilà, qui lo tiriamo un pochino di più, anche qui. Voilà, e poi mi sposto su questi amichetti qua. Allora, qui abbiamo delle cosine piccine 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 che possiamo colorare poi tranquillamente con pieno. Adesso userei questo azzurro qua che ho usato per l'iceberg per colorare i miei pupazzi, ma proprio un velo piccolissimo, giusto per non lasciarlo bianco. Non li faccio grigi perché mi piace di più il tono azzurrino. Poi coloro tutto il resto, tanto ci si mette veramente un microsecondo. È il motivo per cui mi piacciono tantissimo questi set della serie Agenda di Mama Elephant, perché sono colorabili da tutti, sono belli, tac, non richiedono chissà quali grandi doti. Opla. E adesso coloriamo. Volevo allargare la così. Perfetto. Prima non ce l'ho fatta. E semplicemente lo portiamo un pochino in giro, ma proprio poco poco, cioè mi serve solo dare l'idea che ci sia un pochino di colore dentro.
Voilà. Così. Sì, proprio lo sciolgo piano piano piano, cioè piano piano anche velocemente in realtà, e dà proprio solo l'idea che il pupazzo non sia completamente bianco, che ci sia un pochino di luce, no? Di ombra, ma proprio poco, perché comunque parliamo di pupazzi di neve. Voilà. Poi in video è ancora più chiaro di quello che poi in realtà è, però. Buona domenica, chi arriva adesso? Enrica, non ci crederai, sta arrivando il timbro di Gina Kay che mancava. Non so se mi reggi una notizia così emozionante di domenica mattina, ma. Ah, vedete, lì ho toccato il nero. Meno male che poi lo tagliamo. Voilà. Ok. Allora, adesso decidiamo che. Allora, la ghirlandina la facciamo verde. Voilà, abbiamo degli altri verdi qui? Direi di no. Facciamo la fascetta della mag gialla e la mag la facciamo marroncina, color craft. Oh, Enrica, mi sei sopravvissuta, bene. Non ci credevo neanche io quando l'ho trovato disponibile. Voilà. Ok, poi facciamo anche il colbacco qua, lo facciamo di questo colore e lo sfumiamo un pochino. Voilà. Questo cappello glielo facciamo di questo colore, ma pieno, perché è minuscolo. Voilà. Lui ha il cocktail con il limone. E qui coloriamo bene. Credo di riceverlo in settimana, lunedì o martedì, Enrica. Allora, poi abbiamo tutta una serie di particolari rossi, tipo questi tre pallini qui, il fiocco. Questi tre pallini qua, poi devo venire col verde qui, eh. Poi questa sciarpina la facciamo rossa. Voilà. Anche questa sciarpina qua la facciamo rossa. Il cuore, chiaramente. Voilà. Il candy cane. Ok, poi abbiamo il naso arancio per tutti. E proprio un puntino. Poi abbiamo il verde dell'agrifoglio che mi ero persa prima. Così. E anche qui abbiamo altro verde. No, possiamo però fare questa sciarpina qui, verde. E quel berretto lo facciamo craft. Così come anche l'uccellino qua. Voilà. Sciogliamo un pochino di colore per il cappello. Questi pupazzetti di neve sono meravigliosi, anche colorati da me, che voglio dire. È tutto un dire. Voilà, facciamogli la fascetta così e coloriamo anche a questo punto lo farei con col grigio questa fascetta qua del cappello. Voilà, e forse questi li ho colorati tutti. Facciamo ancora il pompon. Il pompon qua glielo facciamo rosso. Il papillon facciamolo, potremmo farlo giallo. E li ho fatti tutti. Buongiorno. Allora, ecco
questo abbiamo sbavato, ma conto di che si corregga un pochino con il taglio. Allora fustelliamo tutto e poi decidiamo come fare. Poi proviamo a colorare quell'altro timbro malefico. Voilà. No, mica mi arrendo, ci provo a colorarlo. Allora, prendiamo tutto quello che è caduto qui, quindi le fustelle dei babbini. Facciamo prima queste che mi sembrano più facilmente individuabili. Tanto non avete fretta oggi, vero? Aspettate che manca un papillon. Hai ragione. Quel papillon lì lo facciamo rosso. Voilà. Vediamo. Ok. Allora, fatto anche il papillon che mancava. Allora, prendiamo la fustella di Every Elle per i nostri pinguini e iniziamo a tagliare quella parte lì. Madosca, momenti rovescio l'acqua, tutto bene. Ok. Queste sono le fustelle del set dei pinguini. Adesso le separo. Avevo anche le tronchesine, ma ieri, mettendo a posto per il corso, evidentemente le abbiamo spostate. Cioè, me le ero portate, però. Allora, iniziamo dai pinguinotti. Prendiamo il nostro piano della Big. Voilà. Allora, dunque. Chissà se hai visto dov'è il contenitore, mamma, chissà se hai visto dov'è il contenitore con le tronchesine. Aia. E tac. Buona domenica, chi sta arrivando adesso? Sto mettendo su una produzione di card che neanche. Voilà. Ah, ecco cos'è questo qui che disturba. E tu stai lì, poi. Tac, questo qui, il pacchetto regalo è qui, ma santo subito che ho inventato le fustelle coordinate. Tac, ok. Anch'io odio separare le fustelle tantissimo, però. Poi quando le vedo tagliate bene dico vabbè. Tac. Avevo portato le tronchesine per tenerle qua a disposizione, però poi ieri dovendo spostare tutto per i corsi le abbiamo sicuramente spostate e chi lo sa. Allora. Così. Poi abbiamo la ghirlandina. Adesso li fermo tutti col nastro perché ho paura che è vero che il piatto magnetico mi aiuta a posizionarle, ma. Tac. Ho paura che intanto si spostino e perdiamo tutto. Voilà. E tu sei così. Tu, per esempio, dovrò tagliarti dopo perché mi disturbi. Allora, mettiamo dei pezzettini di scotch. Mi sono anche ferita con il. Voilà. Con lo spunzone della fustella. Vabbè. Non le trova, ma chissà in che cestinetto li ho messi. Così. Come vedete metto il nastro fuori, di modo che vada fuori. Questo è un trucchetto che mi ha insegnato, mi sembra Chiara, in modo a scrappo, se non erro, perché così non si rovina. Se anche dovesse attaccarsi, sì, anch'io adesso, beh, se mi servirebbe un cerotto, anche mamma mi sono No, appena pure. fatta, ma sì, se vogliamo chiamare il 118, non so, vedi tu. Voilà. Perché adesso il rosso è il male dei tombo. Sì, ne poesia, Tania. Sì. Dovremmo fare un video insieme, Tania. Sarebbe molto divertente. Allora, prima che io sparga gocce di Candy Apple dappertutto, che è il mio sangue. Voilà. Aspettate che mi medico. Che tristezza, l'infortunio in diretta. Adesso mi metto in infortunio. Voilà. Cosa stava facendo l'infortunato? Ma niente, stava separando delle fustelle selvaggiamente con le mani e con le forbici. Ok, allora. Allora,
Prendiamo questi e li mettiamoli prontamente dentro il loro sacchettino, perché altrimenti li perdiamo. Non posso. Avevo idea che non avrei potuto, però ci ho provato lo stesso. Tac. Parte il TSO, esatto. Vabbè, ma noi possiamo rifiutarci di salire sull'ambulanza, Tania. Possiamo rifiutarci, l'ho visto succedere diverse volte. Voilà. Nella mia carriera da psicologa. Voilà. Voilà. Hola. Ciao. Non farò il tuo nome. La domenica mattina. Ma proteggerò la tua presenza qui, non ti's preoccupare. Codice fiscale. Adesso tagliamo. Voilà. Devo proteggere l'incolumità dei miei clienti. Voilà. Sì, qui spargere sangue. Niente, mi è sfuggito. Allora, tagliamo il ghiaccio. Il ghiaccio lo metto anche senza scotch, tanto dovrebbe essere. No, tanto niente, Clelia, perché si sposta che neanche un'anguilla. Voilà. Shh, nessuno saprà mai che sei qui. SLV. Sì, questa cosa elettrica è fantastica, lo so. Oggi ho colorato dove si vede, non saresti orgogliosa di me. Ho provato a colorare un timbro che diceva è semplice, invece sta per niente, niente. Tac, e questo è a posto. Tagliamo qua. Se hai bisogno, chiedimi. Ok, va bene. Adesso dobbiamo accoppiare i pupazzi di neve. Quindi per la prossima mezz'ora cercherò la fustella corrispondente del pupazzino di neve. Di neve è questa qua. Mi sono anche ferita separando le fustelle. Voilà. Allora, dunque, tu potresti essere e lui. Fermiamo. Madosca, è difficile questa cosa. Questo qui è un cappellino. Allora. Ah, quella della Honey Bee, stupenda. Sì. Di quelle però non avevo preso le fustelle. Questo è lui, va che brava. Questo potrebbe essere lui. Tu potresti. Sì, tu sei tu. Meraviglia. Tu non sei esattamente tu, neanche tu. Allora, fermiamo questi, che già qui si stanno muovendo troppo. Così. Tu non sei tu. Tu potresti essere tu? Sì, tu sei tu. No, neanche. No, non sei tu. No. Tu non sei tu, mentitore. Allora, cappellino e braccia aperte, potresti essere tu? No. Quelli sono molto belli, sì. Allora, questo è la ghirlanda, sicuramente. Un pupazzo di neve a cavallo di un'arenna. Quindi non siamo solo io e Tania che abbiamo bisogno di un TSO. Tac. Quello lì. Allora. No, no, no. Tu. Ce n'è uno che ha. Allora, questo qui con la falda, secondo me è quello col bicchiere. No, sto parlando con una cliente, vi giuro, non sto parlando da sola, non sto parlando con le fustelle. Ah beh, sì, un pochino sto parlando con le fustelle, però vabbè. Insomma. Tac.
così. Poi quello che è mezzo spatasciato nella neve potrebbe essere questo. Yes. L'Elu. Poi abbiamo quello con l'uccellino sulla testa, deve essere questo. Ci sono dei fogli tutti bianchi. Se mi calcolate un secondo. Hello? Se mi calcolate, ci sono dei fogli tutti bianchi, mamma, di là. Quelli di Tommaso, 50. Senza dimensione è Non piccolo. sono 50 per 70, ma sono 2 a 3. 2 volte 1 a 3, sono Ok. quelli che sono lì. Questo comunque lo Ah, prendo. ok, quello è righe bianche e nero. Ok, ok, scusa, basta, sto zitta. Quando bisogna stare zitti, bisogna stare zitti. Pensa alle fustelle, Clelia. Che comunque ne hai. Voilà. Ah, ma non sei tu. Non è questo. Allora, questo qui. Tania, devi venire a scrappare con me una volta. Non sei tu. Veramente? No, sono triste. Allora, tu. Tu sei tu? No. Sarai tu. Voilà. No, non sei neanche tu. Il pacchetto regalo non ce l'ho. Sei tu? Sì, sei tu. Ok. Poi qui c'è una fustella minuscola. No. No. Tu sei tu, me ne mancano due. Ah, ma tu non sei esattamente tu. Sì, vabbè, sì, sei tu, in effetti, sì. Tac. Poi, mi mancano questi due. Adesso faccio come fanno i miei clienti che dicono non ce l'ho. Tu saresti tu? No. No. Tu sei tu? Ah, me ne manca solo uno. Tac. Voilà. Quello lì che ha le braccia. Potresti essere tu? Ma va, per carità. Questo è un pacchetto, questo è troppo piccolo, questo. Che dovrò tagliare dopo. Ah, sì, forse ce la faccio a tagliarli insieme. Ah, ok, forse ce l'abbiamo fatta. Voilà. Andiamo. Il fiocco di neve? La scritta. Eh sì, è dentro questo set del fiocco di neve che adesso è finito. Arriva in settimana se lo vuoi. Se te lo devo mettere via, mandami un messaggio, sì, perché la mia memoria non mi consente. Scrivimi quello delle carte dei fiocchi di neve. Proprio quello delle carte dei fiocchi di neve che hai usato. Vabbè, ok. Allora, tiriamo via i nostri babacetti. Voilà. Eccoli qua, che sono bellissimi. Vabbè, tiriamo via queste, le mettiamo via perché già so che se no ce le perdiamo. Tac, tac, tac. E poi iniziamo a montarci le card. Voilà, via. Queste le mettiamo qui dentro. Cioè, cominciano a muoversi di vita propria queste fustelle, non va bene. Ok, voilà. Tac. C'è un monumino qua. Anche qui. Vado. Ok, allora. Mettiamo via questi che adesso non mi servono più e mettiamo via.
i timbri anche, che se no me li perdo. Voilà, allora. Il sostituto dello stagione, ti direi il Versafine normale o Versafine Claire, sempre. Molto meglio dello stagione, molto più facili da pulire, timbrano meglio. Lo stagione va bene se devi timbrare su supporti particolari, legno o quello che è. Allora, volevo usare questa per gli snowman, quindi adesso ci tagliamo questa bella finestrella e poi ci creiamo uno sfondo. Oggi vado avanti a profusione con il live. Cioè a pranzo ci fermiamo a un certo punto. Voilà. Ok. Mi sta qui. Sì, giusta, giusta. Ok. Tagliamo. Non è così. Sì. Ma infatti ti dicevo. Perché c'è la velina in mezzo. E quindi... vabbè. Ah, no, avrei dovuto metterci lo spessore sotto, fanciulle, rifacciamo. E mi sono distratta a chiacchierare. Voilà, prendiamo un pezzettino di... lo prendo da lì un attimo, lo scarto. Con i bambini, sì, o comunque con tutti questi babacetti qua da cui spuntano dalle finestre, sono meravigliosi. Adesso facciamo uno sfondo con gli oxide dietro e via. Adesso mi taglio solo un pezzo di carta per fare, per fare spessore, che quando si hanno i piatti particolarmente incurvati come i miei diventa fondamentale. Voilà. Ok, e facciamo fare due passaggi. Se sentite questo rumore sulla bichette, non importa. Facciamo il secondo passaggio. In realtà una frame come questa, che vi fa tutte queste finestrelle, fa la card da sola. Vediamo se ha tagliato. Sì, direi di sì. Esatto. E poi abbiamo tutte queste belle finestrelline qua che possiamo usare per qualcos'altro. Guardate che meraviglia. Ok, allora. Questa fustella la puntavamo da un po'. Allora, cerchiamo di far finta di mettere in ordine. Questi li teniamo per un'altra card. Questo potrebbe essere un fantastico bannerino da mettere da qualche parte. Voilà. Allora, io adesso... No, dove sei? Qua. Io adesso mi devo tagliare una base. Potremmo farla anche in verticale. Devo tagliarmi una base grande quanto questa card su cui fare lo sfondo. Che posso fare come voglio, lo farò con i distress e poi loro si affacceranno da qui. A fare la card ci va un microsecondo quando ciao. È meglio? Sta a me. Sì, meglio di ieri, sì. Bene, un'altra roba, immagino. Ok. Allora. Sì. Oggi mi sono lanciata in un'impresa titanica. Allora, facciamoci lo sfondo prima. Lo prendo da qua, tanto ci mettiamo un secondo. Voilà. Se hai bisogno comunque puoi chiedermi, sì, tanto mi aspettano. Allora, 15 per 20 perché voglio che si apra. In realtà sì, 15 per 20. Pieghiamo a 10. Dovrebbe essere giusto. Questo sarà un 4x6. No, assolutamente, Clelia. Allora, è più corta, quindi adesso l'accorcio. Tu sei alta 13 e mezzo, fammela vedere in pollici, 5 pollici e mezzo. Vabbè, ah, giusto che è metà del loro a 4, giustamente. Non ancora. Perché non ancora? Scusate. 5 e un quarto. Ce la possiamo fare. Voilà.
E questa sarà incollata così. Adesso mi taglio il pannellino, potrei anche farlo qui sopra, però preferisco poi fare un pannellino che poi posso incollare e magari spessorare, così ho un pochino più di corpo. Quindi è 5 e un quarto per 4, giusto? 4 pollici. Yes. Voilà. Finestrino. Finestrella, babacetti. Prendiamo gli oxide. Prendiamo gli oxide, possibilmente senza buttare giù il telefono. Voilà. Ok. Voilà. Allora, voglio fare uno sfondo che sia rosa e azzurro. Quindi prendiamo lo spun sugar e adesso vediamo quale azzurro prendere. Anche il Victorian Velvet in realtà potrei prendere, ma prendiamo il... Allora, prendiamo questi tre e vediamo che cosa ne viene fuori. Partiamo dal Peacock Feather. Così, e adesso andiamo di rosa. Proviamo col Victorian Velvet. Mi sposto. Ok. E sfumiamo. Qui andiamo di Spun Sugar, che è un po' più acceso. Voilà. Vorrei ancora... Guardate, prendiamo anche un po' di Shaded Lilac. Sempre con la stessa spugnetta, tanto sono della stessa famiglia. E ne mettiamo un po' qua e là. Voilà. E adesso facciamo le goccine. E il nostro sfondo è bello che è fatto. Attendiamo un secondo. E rulliamo. Voilà. Adesso questo andrà qui sopra così, con i nostri personaggini che escono di qua. Quindi incolliamo. Avrei potuto fustellarlo su carta adesiva. Non l'ho fatto, però se volete si può fare. Allora, andiamo di nuovo. Voilà. Cerco di passare su ogni riga così lo fermo bene. Voilà. Così, ci siete ancora? Tutto a posto? Voilà. Allora, posizioniamo i nostri babacetti. Puliamo qua e prendiamo un pochino di spessorato e stiamo finendo la prima card. Niente, non è successo assolutamente niente. No, vabbè, lo raccolgo poi io, non ti preoccupare. Non so se sta ancora andando il live, però se mi avvicini me lo controlli tu, grazie. Perché io vedo tutto normale. Mi date un segno? Devo scattare No, il... no,
No, non quello, mamma, il computerino piccolo. Ah sì, no, mi hanno risposto, ok. Dovrebbe essere a posto, lascialo lì. Allora, tagliamo un pochino di spessorato e andiamo a posizionare i nostri bobacetti. Adesso o l'eco. E li mettiamo un po' dove vogliamo che sbucano. Da dove più ci piace. Sì, va, ok, scusatemi. Che dopo l'altro giorno che parlavo da sola per un sacco di tempo. Tac. Questo qui col cuoricino. Allora, ci metto anche un goccino di nuovo sullo spessorato, così. Ok, grazie, che abbiamo sempre questi 10 secondi di ritardo nella trasmissione, che voilà. Poi questo che è mezzo squagliato, assolutamente sì. Quelli bianchi costano 2 euro, sono il doppio di più. Ok, dimmi. Sì. Quello lì, sì, poi ricoperto, sì, o il marshmallow, sì, forse il marshmallow meglio, dipende, stai attenta solo allo spessore, perché più usi carta spessa, meno poi riesci a chiedimi perché lo so. Ciao. Questo qui è dell'altro, adesso lo mescoliamo. Ho qui tutti i miei babbini di neve. Che non è detto che io debba usare tutti, però questo con la mag assolutamente sì. Mi sono persa il biadesivo qua. No, vabbè. Voilà, scusate, ho dato una botta. Ok. Vediamo di abbassare un po' questo, che così si vede meglio. Sto continuando. Oh, scusate, ma ho posizionato il telefono male. Voilà. Sì, qualcuno dietro le finestrelle è che ormai l'ho incollata, quindi non avrei dovuto spessorarla, quindi avrei dovuto tagliarla anche su crepla e magari la prossima volta lo faccio perché in effetti qualcuno che sbuca da dietro le finestrelle è veramente delizioso. Voilà. Per ora. Voilà. Tac. Per ora facciamo così. Io vorrei sfruttare questo, spessorandolo, di modo che diventi il nostro sentiment. Ci mettiamo due strisce di spessorato, quello con la mag, certo. Adesso lo mettiamo. L'ho già messo? No, non l'ho ancora messo, è questo qua. Eccolo qui, adesso poi lo sistemiamo. Prima ci timbriamo qui sopra, Clelia, facciamo le cose furbe. Allora, cosa ci timbriamo qui? Ci va un sentiment piccolino. Vediamo, allora nei Babbi Natale non ce n'è di piccoli, però ho qui questo set di ieri, che è sempre della Honey Bee, che potrei mettere il Falalà Day, che mi piace tanto. Christmas Holiday, sì, facciamo il Falalà Day, che mi piace. Tipo così, lo prendiamo. Chissà dove ho messo la piattaforma adesso. Mi sono persa la piattaforma, però mi avete visto, vero che l'ho usata prima? No, vabbè. Persa. Ah, è qua, mamma mia. Insieme al pupazzo di neve che poi proviamo a colorare. Voilà. Ok, allora. Un secondo, questo lo fermiamo qui, questo qua così, lo timbriamo in nero. Ok, no, questo va al contrario però perché questo timbro qua è clear. Voilà. Ok, così. E andiamo a prendere il nero che è qua.
Allora, lui sarà spessorato due, cioè vorrei spessorarlo due volte. Avevo anche già pronto il mio nastro. Così. E un'altra volta, così viene fuori, proprio salta fuori. E lo mettiamo, voilà, qui, con i nostri bambini a cavallo. Qui ci mettiamo, mi sono persa la mag. Questo qua sicuramente lo aggiungiamo tipo qui sotto. Volevo quello con la ghirlandina che avevo preparato e adesso mi è finito chissà dove. Allora, tu in realtà potresti anche essere messo qui così, con un pezzettino di biadesivo aggiuntivo sotto. Manca quello con la mag che adesso lo inseriamo qui. E avevo il bambino, questo qui e questo qui per ora li metto di qua. C'era quello con la ghirlandina che mi sono persa però. Davvero? Non lo vedete, vero? Me lo sono smarrita. C'era un bambino con la ghirlanda che ho perso. Vabbè, ne mettiamo un altro qui, tipo questo. Lasciamolo un secondo in sospeso che se mi risalta fuori glielo metto giù. Allora, questo lo spessoriamo e sarà il pannellino della card. Uno. Due. Avrei potuto anche tagliare un pezzetto di crepla della dimensione del pannello, però adesso ho messo il biadesivo e va bene così. Ah, mi si è staccato il bambino. Voilà. Ciao. Voilà. Ok. Mi manca il bambino con la ghirlandina, che sarà da qualche parte. Per ora, aspettate che rialziamo questo. Per ora lo lasciamo così, salterà fuori, perché sarà sicuramente sul tavolo. E adesso facciamo l'altro. Adesso abbiamo qui i pinguini. Vedrete qua la base è semplicissima perché la faccio con questa. Mi taglio un pannello di questa dimensione. Voilà. Questa è la fustella, esiste sia in orizzontale che in verticale questo effetto qua. Io ho preso infatti si chiama Snowball Backdrop, Snowfall Backdrop, quindi nevicata, sfondo nevicata. Ne fanno molti della Lofan di questo tipo qua, che vi fanno tutto lo sfondo e praticamente fa tutto da solo. Adesso vedrete che io lo taglio. Ed è perfetto da solo come sfondo, non useremo praticamente nient'altro. Adesso lo faccio passare nella big. Prendiamo il piatto della big che era caduto, poi chissà il mio bambino di Natale con la ghirlanda dov'è. E questa card la montiamo in un secondo. Faccio fare due passaggi. Voilà, e vediamo. Direi di sì. Passo col mio attrezzino per togliere tutti i residui possibili. Ecco qua. Avrei dovuto fare un passaggio in più e sarebbe venuto via tutto, però. Passiamo anche di qua.
poi volendo potrei finire così, ma io lo lascio così. Allora, su questo sfondo possiamo lasciarlo così, possiamo colorarlo. In realtà possiamo anche pensare di colorarlo, possiamo farlo anche questo rosa azzurro se volete. Che dite? Ma sì, io lo farei. E poi sotto semplicemente la mia idea era di montare i nostri pinguini. Tac, una ghirlandina qui, il pacchetto regalo forse neanche. E qui un sentiment e la card è fatta. Facciamo lo sfondo. Riprendiamo a questo punto, prendiamo altri due colori, potremmo mettere un pochino di giallo, potremmo fare una specie di aurora, proviamo, prendiamo a questo punto un altro, prendiamo il Broken China, il giallo, un pochino di arancio, uno Stormy Sky, allora, prendiamo le spugnette, voilà, questo è lo Scattered Straw. Voilà, poi ci mettiamo un pochino di arancio, cerchiamo di mettercene poco, va bene questo. È potentissimo, poi lo copriamo bene. Questo è il Ripe Persimmon, forse avrei dovuto scegliere tipo il Wild Honey, però va bene lo stesso. Voilà, e poi andiamo con gli azzurri. Prima il Broken China e poi andiamo di Stormy Sky o Faded Jeans, insomma, con quei colori più scuri. Poi ci metteremo su un po' di anticlinen, di modo che amalgami tutto. Voilà, scuriamo un pochino con Stormy Sky. Adesso vi faccio vedere passando l'anticlinen, non so quanto rende in video, però è un colore molto molto chiaro che dà su una patina che in pratica amalgama perfettamente i colori. Quando ne uso tanti così, di solito io poi do una passata con questo perché dà questo effetto molto uniformante. E il nostro sfondo è questo. Volendo possiamo scurirlo ancora un pochino, possiamo accentuare qualcuno dei colori, per esempio possiamo andare avanti in eterno con gli oxide. Voilà, ok, adesso montiamoli. Abbiamo, questo andrà su un pannello bianco, chiaramente, no? Qui volendo posso insistere su questi qui che non si sono sfilati al primo colpo. Però se avessi passato, questa carta qua è un pochino più spessa, sto usando i cartoncini della Taylor, se avessi usato un Basil normale, un marshmallow, sarebbe venuto via tutto al primo colpo con questo attrezzino qua. Adesso quando li appoggeremo sul bianco vedrete che differenza fa. Allora, montiamo quello che vogliamo sulla nostra card. Voilà, montiamo i nostri amici pinguini. Tac.
Io li metto tutti e tre. Poi volendo ovviamente uno ne mette solo uno, due. Tac. Adesso lì, qui c'è la mia ghirlandina, prepariamo il pannellino della card. Vedete, una volta che lo mettiamo sul bianco l'effetto è questo. Io scurirei un pochino qua i bordi, voilà. Così. Voilà. Adesso ci tagliamo, questa qui è carta corellabile, quindi no, ci tagliamo un pannello, una card che si apre, dove poter appiccicare questo. Allora, questo non lo andrò a spessorare perché dovunque io metta lo spessorato poi si vedrà il bianco dello spessorato sotto e sarà diverso rispetto a quello della carta, quindi non lo vado a spessorare. Se hai bisogno dimmi. No, volevo una polvere in bossa in oro. Sì? Si veda bene sul craft. Però io sì? Scuro di quella marca lì do craft. Sì? È scuro scuro. Ti serve sì. L'oro? Sono tutti scuri quelli che ci sono lì. Potresti usare il platino della Ranger? Oppure quello nuvo, quello normale, non con i brillantini, che comunque si schiarisce un pochino, però comunque è scuro. Un oro brillante non mi viene in mente se ce n'è, perché sono tutti scuri quelli che sono usciti quest'anno, però adesso vediamo lì se lei trova qualcosa, se no l'oro rosa che si vede tanto, l'oro rosa spacca lì sopra. Allora 14 per 11 non si vede proprio perché ce l'ho uno simile. No, ma quello lì è, non è oro, è un effetto bianco sporco, quindi no, non va bene. Allora, ho perso il conto. Voilà. Sono 14, quindi lo farei 15 per 23. Vediamo. 23. Per 15. Tac. E lo pieghiamo a metà. Un po' di viola. Sì, posso aggiungerci un po' di viola. Sì. Adesso lo proviamo prima a metterlo sulla carta per vedere se ci piace. Mi sa che non faccio in tempo a fare il pupazzo. Voilà. Proviamo con un pochino di viola, che mi sembra un bel suggerimento. Prendiamo il Seedless Preserve. Voilà, oppure anche il Dusty Concord, va bene. Salve. Ne mettiamo un po'. Voilà. Sì, in effetti, brava. Questo si sta cadendo. Vabbè, sta cadendo, sembra a me. Allora. Attacchiamo. Voilà. Proviamo a metterlo così. E poi ci serve un sentiment. Prova a guardare in quelli della Nuvo. Voilà. E adesso ci manca solo il sentiment, che farei con un bannerino semplice semplice, potrebbe essere, questi sono molto grossi, vabbè, però ci sono i suoi timbri, aspettate, il set di questi timbrini qua l'ho messo qui. Voilà, eccoli qui. Hola. L'oro normale? Il platino. Il platino rende bene. Prendo anche l'altro. Ok. Mi manca l'oro qui. Ok. Tipo questo. Prendiamo i banner. Tac.
Allora, usiamo i banner di Moda Scrap e ci tagliamo un banner della dimensione che vada bene per questa card. Sì, l'altro è troppo grande, questi ci sono i miei capelli, direi che va bene. Qua, ok. Facciamo che tagliarlo così timbro direttamente lì. Se è della Ranger lì. Ah, sono due marche diverse. Ok. Ok. Se hai bisogno ancora di. Prendilo! Assolutamente prendilo. Pure. Ma io guarda, l'ho quasi fatto, Mi manca solo. Questo, il pupazzo lo coloro un'altra volta, se no qua tengo tutti monopolizzati. Voilà. Mettiamo via. E questo, allora, vorrei usare questo. Oh, what fun sending holiday cheers. Che divertimento, ti mando tanti auguri di Natale, ma in tradotto potrebbe essere una cosa del genere. Voilà. Facciamo sempre il nero. Io l'ho decorato mettendo sticker a gogo, e li ho finiti tutti in 5 minuti. Tommaso non ci poteva credere. Voilà. Potrebbe essere anche lì in alto e lo spessoriamo. Pezzetto di nastro. Voilà, ci metto anche la colla dietro. Avevamo di questo set qui anche la ghirlandina, vero, che era qua, che nel mio disordine adesso chiaramente è stata fagocitata e chissà dov'è. Proviamoci a vedere se salta fuori. Sarà insieme al Babbo Natale, sarà insieme al pupazzo di neve. Colla, spessorato, spessorato, mettiamo via questi. Salterà fuori. Vorrei mettercela. Allora, qui c'è il pacchetto regalo, però non mi interessava. Qui c'è l'altra card. Eccola qua. La ghirlandina, in realtà, se noi lo spostassimo così e questa la mettessimo qui sotto, è perfetta. Pezzettino di spessorato. Un po' di colla. Voilà. E direi basta. Allora, mi manca ancora il pupazzo di neve, ma prometto di colorarlo poi. Chissà anche dov'è l'altro pupazzetto di neve, l'altro pupazzo di neve di Mama Elephant che volevo mettere con la ghirlanda. Prima o poi, se salta fuori mentre lo metto a posto, lo sistemo e ve lo faccio poi vedere. Per ora direi che ci lasciamo con queste due. Domani torno, ci provo con un altro progetto, cerchiamo di farne uno al giorno finché riesco. Da qui al 24, secondo me ce la faccio se non vi stufate. Per ora è tutto, buona domenica, ciao.